Amici, eccoci qui per un'altra bellissima puntata, un'altra giornata insieme. Oggi solo per voi ho portato Lucrezia, anzi lei è voluta venire, perché ieri ha visto in trasmissione Bruno il Labrador, quindi ha detto voglio andare anch'io con la mia mamma in trasmissione, quindi mi aiuterà, se non dorme, oh, mi sveglia! Ma tu devi aiutarmi oggi, Lucri. Salutiamo gli amici a casa che ci seguono e partiamo subito conoscendo un artista. Un pittore, Riccardo Celommi, eccolo qui, che anche lui tra l'altro, Riccardo, ha un bellissimo cagnolino che non ha portato oggi, no. Un maltesino tremendo, mi stava dicendo. Saluti a tutti. Allora, da dove vogliamo partire? Da questa passione per la pittura. Sei figlio d'arte, diciamolo. Sì, sono figlio d'arte, nipote d'arte, pronipote d'arte, perché... fra i miei ascendenti ci sono mio padre che era un pittore, mio nonno che era un pittore e il mio bisnonno che anche lui era un pittore, che insomma di una dinastia di pittori che dalla metà dell'Ottocento ha intrapreso questa avventura nell'arte. Cosa rappresenta per te la pittura? Beh, la pittura per me che cosa rappresenta? Non è una domanda a cui si risponde facilmente, però posso dire che da una parte è un naturale sbocco che mi sono trovato, cioè sin dalla nascita, io sono cresciuto tra i pennelli, le tavolozze, non mi sono neanche accorto di far parte di una famiglia di pittori, quindi è venuto... naturalmente. Dall'altra parte adesso è diventata una grandissima passione. Non hai mai, sei stato sempre felice di questa cosa, il fatto di fare il pittore, non hai mai pensato voglio fare qualcos'altro, se avessi fatto questo forse? Quando ero più giovane volevo fare tutt'altro, poi invece con il tempo maturando, non lo so, è venuta forte questa passione, perché quando si è più giovani ed è, come ho detto prima, trovandosi questo piatto già bello e servito, magari non si ha neanche voglia. Quando le cose sono poco agognate, diciamo, fra virgolette, non ci si tiene tanto. Invece, quando poi... si pensa di fare qualche cos'altro e si va avanti, alla fine si perde un po' di vista quello che forse naturalmente era la strada da intraprendere, invece ci si inizia a tenere molto molto di più ed esce fuori molto prepotente la passione, così credo che sia successo anche per mio padre. Abbiamo visto una foto in bianco e nero, tuo padre o il tuo nonno? Mio nonno, Raffaello Celommi, che era il figlio di Pasquale Celommi, è il figlio di Giuseppina Giusti, che era la nipote del famoso poeta toscano Giuseppe Giusti, che è stato membro permanente dell'Accademia della Crusca ed è, insomma, il famoso poeta, quello della ghigliottina a vapore, per intenderci. Come definiresti la tua pittura? Allora, la mia pittura io non la definisco perché è in divenire, quindi oggi quindi è così. Quindi è cambiata nel corso del tempo? Sì, sì, sì. Com'era e com'è diventata? A che punto siamo? Beh, all'inizio era, diciamo, sì, ero appassionato di Dalì da piccolo di Dalì, anche se poi nel tempo sono stato appassionato di diversi pittori, quindi è iniziato così con, diciamo... fra virgolette, sempre un surrealismo daliniano, però poi è evoluto, ha avuto parecchie fasi per poi approdare a una pittura, diciamo due tipi di pittura, una che può ricordare la pittura di famiglia, che è una pittura celommiana, diciamo, di paesaggi, di marine. Ecco, adesso stiamo vedendo, ad esempio, sì, un'immagine. Una marina che è un paesaggio e quindi può ricordare la pittura dei miei avi.
ovviamente in chiave moderna, anche perché i paesaggi sono cambiati rispetto ai paesaggi che si godevano nella metà dell'Ottocento, ovviamente. E poi parallelamente porto avanti un altro tipo di pittura che è più intima, più legata alla figura umana, più legata a delle sensazioni del momento. Abbiamo visto infatti delle immagini quasi stilizzate come effetto di donne nude. Sì. Chiedo alla regia di mandarle in onda così ce le racconti un pochino da dove nasce proprio l'idea di fare. Ecco, no, non sono queste. Queste ricordano anche, c'è un po' di tutto. È qui. un misto, immagini, sì, vediamo un pochino sì, quella un po', che sono. Un po' di tutto, ci sono dalle figure come queste, un nudo, due ritratti, un paesaggio con il mio cagnolino, appunto mia moglie, eccolo, con Nino, il famoso maltesino di cui parlavamo terribile. Prima. Quella invece è una tavolozza, una delle mie tavolozze, e ci sono parallelamente, abbiamo visto nell'immagine di prima, delle... Eccole qui, queste sono di queste immagini. Delle immagini, diciamo, molto, diciamo, di... Ma sono donne reali, cioè nel senso che è ritratto, oppure sono donne reali, frutto di immaginazione? Queste sono donne reali, ma faccio anche a mente, senza avere modelle. Sono dei dipinti senza entrare troppo nel particolare, senza andarle troppo a finire. Sono, diciamo, come dire, mi mancano i termini. Devono essere più d'impatto e meno, fra virgolette, leccate. Meno costruite, devono suscitare delle emozioni subito, esatto, senza entrare troppo nel dettaglio. Sì, anche perché la tecnica è molto molto veloce, si risolve nel giro di... Ecco, quanto tempo impieghi per realizzare un'opera di questo tipo? Beh, di quel tipo riesco a farle anche in un paio di giorni. Mentre per quanto riguarda i paesaggi? Mentre i paesaggi possono portare via anche settimane, sì, sicuramente. Perché è più complicato? Cioè è più complicato. Si sono più elementi da ritrarre? Sì, sono più particolareggiati, si entra di più nel dettaglio. E cambiano, immagino, anche i costi? Cioè nel senso più un'opera non cambia niente? No, non cambia niente perché non è tanto... Un po' è legato anche alla quantità di lavoro, ma tanto è legato anche per arrivare a fare quella cosa magari in un giorno, dietro ci sono anni di esperienza, di lavoro, di quadri usciti male, buttati, quindi... Mm-hmm. Da qualche parte bisogna poi recuperare, mi sembra giusto. Qual è il luogo prediligi per pitturare, per dedicarti alla pittura? Beh, il luogo è il mio studio, poi... Tipo adesso che è estate, non ti ispira un pochino magari metterti all'aperto, al freschetto, certo, sotto una pianta? Certo, no, mi piacerebbe andare proprio lì al mare, come faceva mio nonno, mio bisnonno e come ha fatto anche mio padre. Ma loro erano più fortunati di me perché avevano lo studio proprio davanti al mare. Uh-huh. Il mio bisnonno aveva fatto costruire questo studio che chiamato il castelletto perché ricordava un castelletto medievale, e quindi loro da lì stavano proprio a 10 metri dal mare, quindi uscivano, portavano il cavalletto fuori dallo studio ed erano già pronti per dipingere. Vabbè, tu Riccardo lo carichi in macchina e vai. Lo carichi complicatissimo, carichi in macchina, devi trovare il parcheggio, che adesso non si trovano più. Però ogni tanto lo faccio, sono andato in giro per le colline di Roseto con il mio cavalletto. Mi è successo anche una volta che mi hanno cacciato il contadino. Che stai a fare qua? Io sono rimasto malissimo, ho detto. Forse mi sono ruba la frutta. Ma che rubare? Stavo lì col cavalletto a dipingere. Ci sono rimasto malissimo perché non vedevo, il campo non era coltivato, quindi
E vabbè, è andata così. E un'altra volta mi ricordo pure al mare che a un certo punto mi sono ritrovato attorniato da tantissime persone che... Ecco, già quello è più gratificante magari, sì, no? gratificante, però distrae, ma forse un pochino, no? Alla fine mi toglievano anche la visuale di quello che dovevo fare, infatti allora adesso agisco diversamente, molto di memoria, mi aiuto con le fotografie. Prima vai a passeggio, poi rientri e sì, e sì, vado giù a passeggio tutto. La mattina, se trovo qualche cosa, uno scorcio, magari lo fotografo che mi aiuta poi in fase... di pittura, lo studio. Quindi è proprio così che inizia un'opera. Sì, anche se poi bisogna ricostruire i colori con la memoria, perché non sono mai colori, quelli della macchinetta fotografica, che rispecchiano i colori originali della natura. Quali sono i colori che prediligi? Vedo molto fucsia, celeste. Quello è uno dei miei colori per i miei quadri più intimi che preferisco, che utilizzo di più, però non ci sono colori preferiti. Ovviamente poi quando si fa una pittura di paesaggio, di marine, eccetera, eccetera, verde, ritratti, celeste. No. Quelli ci sono e bisogna usarli, però ovviamente non ci sono colori preferiti, si usano quelli e basta. Ma c'è un quadro di cui vai particolarmente fiero? Beh, ce ne sono, sì, ce ne sono più di uno che devo dire, quando ho finito sono rimasto piacevolmente stupefatto da quello che avevo fatto, quindi sì, ce n'è uno che è proprio una marina di, credo che sia un paesaggio di mare con dei pescatori, una barca verso le 9 del mattino, con la luce contro, la luce del sole contro, quindi un controluce, se non sbaglio l'ho intitolato proprio Controluce. Ah, perché dai anche un titolo? Sì, non sempre, però quadri. Tante volte sì, anche per distinguerli l'uno dall'altro. Quanti quadri hai a casa? Sono curiosa di sapere. Quanti ne hai appesi? Come, li appendi tutti o ne lasci anche qualcuno lì? Ho visto anche delle persone che lasciano il quadro a terra. A casa no, a casa quelli che ho a casa sono appesi. Hai spazio per mettere tutto? Quanti ne hai? No, tipo a io casa ne ho una decina, per esempio. Ho casa piena, ovviamente, ma ci sono quadri di mio nonno, del mio bisnonno, di mio padre, miei. Per non parlare di casa di mia madre, dove ci sono quadri di mio nonno, del mio bisnonno, di mio padre, miei, in più ci sono quadri di altri artisti che venivano acquistati o da mio padre, oppure erano colleghi di mio nonno e del mio bisnonno e hanno cambiato, si sono donati vicendevolmente i quadri. Cioè, ti è mai capitato anzi di sognare un'opera? Poi di realizzarla? Di sognarla no, però poco prima del sogno vengono le migliori idee. E mi è capitato, sì, in quel momento, quando sei lì per addormentarti, veramente è un momento felice per immaginare un quadro. Infatti un periodo dormivo proprio con un taccuino a fianco al letto, quando avevo queste intuizioni notturne poco prima del sogno, mi dovevo svegliare un attimo, era anche difficoltoso perché in quel momento non ti vorresti svegliare. Mi svegliavo e scrivevo l'idea. Vedo molta armonia nelle tue opere. Quanto è importante realizzare opere equilibrate, come possiamo dire, dove ci sia un forte equilibrio di colori, di immagini? Allora, non lo so, questo me lo dici tu e mi a me fa sembra piacere, però ecco, mi no? fa piacere, ma certo. Vedendomi da quell'impressione. Mi fa piacere che hai notato questa cosa. Io ovviamente la mia idea è quella di arrivarci, poi però dal mio punto di vista posso anche sbagliare non, questa cosa, non arrivare a tutte quante le persone.
Dal momento che lo dici mi fa piacere. Ma tu ti separi volentieri dalle tue opere? No, assolutamente no. Ti dispiace? Come no, è una sofferenza. Lasciarle? È una grande sofferenza. Ogni volta che se ne va uno dei miei quadri è come se se ne andasse, un figlio, insomma. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, che tipo di rapporto lega un artista alle sue creazioni? Beh, un legame strettissimo, immagino. È un tanto rapporto lavoro. Molto, molto intimo. Tu immagina che mentre stai lì preparando, facendo questo quadro, questa pittura, scorrono i pensieri ed è una parte di vita che se ne va insieme al quadro, perché poi questi pensieri, soprattutto nei quadri più intimi, influenzano l'opera stessa. Quindi è una parte di vita che appartiene a quel quadro, che ha preso quel quadro in prestito, e quindi una parte di vita che se ne va. È difficile oggi essere un artista, un pittore? Sì, credo che sia molto molto difficile. Bisogna essere fortunati, bisogna... però credo anche che alla lunga, con molto molto impegno, anche un po' di testardaggine e soprattutto avendo le capacità, si può andare avanti, ci se la può fare. Questo è un momento della mostra, I mille di Sgarbi. Sgarbi selezionò degli artisti per questa sua mostra e questo è un momento a Cervi, al Palazzo del Sale, insieme al professor Sgarbi, che tra l'altro ha scritto molto del mio bisnonno, anche di mio nonno, ed è, diciamo, uno studioso del mio bisnonno. C'è stato un libro, tra l'altro, che ha fatto qualche anno fa, Piene di Grazia, dove parla del mio bisnonno Pasquale e lo mette in questo libro dove ci sono tutti i più grandi artisti al mondo, quindi una grande soddisfazione. Secondo te in Italia si fa abbastanza per valorizzare l'arte, comunque le discipline culturali? No, in Italia non si fa abbastanza, anzi direi che si fa molto, molto, molto poco. Forse perché è veramente satura di arte l'Italia e quindi non riesce più a smaltire tutta questa mole di opere d'arte, di artisti, e quindi snobba un po' da questo punto di vista. Stavo pensando, ci sono delle persone a casa sicuramente che magari dicono: guarda, adesso che abbiamo tempo, estate, mi piacerebbe magari iniziare a pitturare, a fare qualcosa, no? Perché si ha più tempo libero. Certo. Da dove bisogna partire? Cioè, cosa bisogna comprare? Tavolozze, colori, come funziona? Allora, le cose... Di base, per iniziare a fare qualcosina, anche semplicemente per passare un pochino di tempo, è bello anche dedicare del tempo alla creatività. Scusami. Certo, la cosa importante per iniziare è un cavalletto, un supporto. Il quadro deve essere messo verticalmente. Se si mette in orizzontale su un tavolo, ovviamente cambia la prospettiva. L'avrei messo già sul tavolo. No, ecco, subito, cambia già la prospettiva e non viene bene, perché le dimensioni cambiano. È come quando si guarda una strada, no? Uh-huh. Si vede che a un certo punto finisce in un punto, no? Invece sono i limiti della strada, sono due rette parallele. Se le metti frontalmente in verticale, vedi due rette parallele. Se le metti in orizzontale, ovviamente ci sarà un punto dove queste due rette convergeranno. Quindi cambia tutta, okay, la costruzione. Compriamo la tavolozza e la mettiamo in verticale. Prima il cavalletto. Poi la tavolozza. Allora, poi la tavolozza, è vero che non è una spesa grande, quindi si potrebbe anche comprare, soprattutto se si usano i colori ad olio, suggerisco una tavolozza di legno. Ovviamente si deve preparare con... Ma una tela poi serve? Servono almeno i colori
primari, il blu, il rosso, il giallo, poi l'aggiunta del bianco e del nero. Anche se il nero potrebbe anche aspettare un pochettino prima di essere usato, perché viene... Si vede subito l'errore, tante volte, no, tante volte si usa a sproposito il nero, quindi... Perché? Perché, per esempio, un errore classico, che quando bisogna fare un colore grigio, dico, vabbè, mischio bianco e nero, no? La cosa più ovvia. No, assolutamente no, è sbagliatissimo. Il grigio si deve fare... Ah, non si fa così il... No, no. Si deve fare unendo il rosso, il giallo, il blu e un pochettino di bianco, poi dipende dalla gradazione del grigio, se più o meno chiaro. Allora dobbiamo quindi fare un piccolo il corso. Il nero lasciamolo perdere. Per quanto riguarda invece i pennelli? Allora, i pennelli, almeno tre pennelli per iniziare, un pennellino piccolo per fare le cose più piccole, i particolari a punta, poi un pennello di medie dimensioni piatto, sì, piatto, e poi un pennello che si chiama, la forma è a lingua di gatto, cioè a lingua di gatto, immaginati la lingua di gatto, e basta, questo come pennelli sì, all'inizio. Su che base, quanto spendiamo per iniziare a pitturare? Allora, la pittura purtroppo è un hobby molto dispendioso. Quindi facciamo fare due conti a casa, vediamo se conviene. Certo, certo. Quanto mi costa. Allora, immagina anche che dei colori, no? Buoni, io consiglio di comprare... Però colori... per iniziare possono comprare anche una così? No. No, perché sono dei colori con poco pigmento che quando si vanno a mischiare poi si perde tutto, magari ce ne vogliono tonnellate di quel colore per... Ok, allora partiamo con pochi ma buoni. Pochi ma buoni. I tre colori primari che io credo con 5-6 euro l'uno ci se la può fare. Quindi ovviamente poi ci sono dei colori che costano di più, perché non è a parità di peso, ci sono dei colori che costano molto di più rispetto ad altri, perché il pigmento è più costoso, immagino... Un turchese che è fatto con il turchese proprio, quindi è un colore costoso, oppure un rosso di cadmio arancio, che è un altro colore molto costoso, perché evidentemente il pigmento è molto costoso. Quindi diciamo che con 5-10 euro ci si compra un colore. Per 5, per un kit completo, insomma, 3-4 colori, sì, tavolozza. 5 colori. 5 colori, tavolozza. 4 colori, il 4. Nero lasciamolo perdere. Lasciamo perdere il nero. 4 colori, la tavolozza, sì. Il cavalletto, si può comprare un cavalletto portatile. Che costerà... 50 euro, ce la facciamo? 100? 100. Vabbè. 100 euro. Anche perché poi avete tutto il mese di agosto davanti per poter provare. E vi dico, amici, che se fate qualcosa di carino, insomma, se viene bene, mandateci una foto, perché noi la mandiamo in onda, vogliamo vedere quello che poi viene fuori, perché noi cerchiamo di dare anche tanti consigli, no, per trascorrere il tempo serenamente. Certo. Perché ci si anche annoia, quando si ha troppo tempo, dici, ma che faccio adesso? Certo, leggete un libro, pitturate? Oltretutto io credo che sia... un passatempo, veramente passatempo, perché io ho una scuola di pittura con quasi 60 allievi. Dove? Dici un po', perché magari qualcuno è interessato a partecipare. Fra Giulianova, Roseto e Pineto, in collaborazione con l'associazione Il Nome della Rosa di Giulianova, che è un'associazione che negli anni si è fatta conoscere veramente dappertutto, che è il suo presidente Roberto Di Giovanni Antonio, che è veramente bravissimo, dedito alla cultura, dedito al prossimo, è veramente una persona in gamba. E nel tempo ho iniziato da solo, poi ho iniziato questa collaborazione e nel tempo diciamo che ci siamo ingranditi parecchio grazie anche a lui, al suo lavoro.
Devo dire che le persone che frequentano, ci sono anche persone di una certa età, quando finiscono le due ore, perché i corsi durano due ore, mm-hmm. Quando finiscono non le vogliono due ore, via. Non vogliono andare come via, perché vanno ma al concerto, c'è passato. Bis. E noi facciamo volentieri il bis e concediamo volentieri un altro po' di tempo, però ovviamente poi ci sono, si accavallano i turni. Lo so, perché poi entri, cioè ti anche rilassa, sì, no? Sì, entri in una dimensione diversa, tante stacchi un po' da tutto quello che è, che sui pensieri, no? Certo, tante persone che vengono con i problemi che ognuno di noi ha, problemi di qualsiasi natura, dopo un po' dimenticano tutto, è veramente una terapia la consiglio, consiglio veramente tanto, di, non nella mia scuola, ma vabbè, ovunque, per perché dare, no, anche per nella dare, tua scuola. Cioè, perché veramente funziona, so da quello che mi dicono i frequentatori che è un ottimo... è un'ottima panacea per tutti i mali, insomma. Riccardo, grazie per essere stato con noi, per grazie i consigli che ci hai dato. Io adesso devo mandare la pubblicità e noi ci vediamo ovviamente tra pochissimo. Eccoci qui, siamo tornati pronti per andare dalla nostra Daniela Gurini e il suo ospite, Gino Benvenu, barman e bartender, che tra l'altro è stato anche campione del mondo. Daniela, a te la linea. Eccoci qua. Buongiorno a te Ludovica, buongiorno a tutti gli ospiti che ci stanno seguendo. Eh sì, cominciamo la mattina subito potentissimi, noi parliamo di cocktail, che ovviamente non solo alcolici, anche analcolici. Sono con Gino Benvenu, che è un barman bartender, certo, e che da un po' di anni si trova nelle Marche. Ma dove possiamo aver dove siamo andati a pescare questa figura professionale, se non nella culla dei cocktail, ovvero il Veneto, meglio ancora Venezia e provincia. Gino, tu da quanti anni sei nelle Marche? Sono nelle Marche da una venticinquina d'anni oramai, diciamo in maniera stabile, perché prima facevo Andi Rivieni con il Veneto, ora ormai sono di base fissa nelle Marche, dove mi trovo molto bene sia lavorativamente che anche privatamente, quindi diciamo mi sono stabilizzato bene. Vabbè, diciamo che la prima volta che sei arrivato è stato l'amore a portarti, dopodiché l'amore per la regione ti ha conquistato e sei rimasto. Certo, sicuro, sicuramente. Insomma, non sei venuto giù in gondoeta, no? No, sono venuto giù in macchina come tutti i comuni mortali. Senti, parliamo del fatto che fai i cocktail qui a Porto Recanati in questo momento da Guido 1970, è l'ultimo tuo locale dove sei, però bene o male li conosci tutti nella zona, i locali dove si beve dei buoni cocktail li hai frequentati tutti e li hai ispirati. Sì, diciamo che qui in zona molti sono amici, molti ci ho lavorato, molti li frequento, diciamo che qui in zona abbiamo una buona base di lavoro, insomma non è male. Allora, Ludovica anche ti ha presentato come un barista bartender che è anche campione del mondo. Tu hai partecipato a tantissimi campionati, hai girato il mondo grazie al tuo lavoro, sì, e hai vinto molto spesso varie competizioni. Sì, diciamo che grazie alle varie aziende che producono alcol famose nel mondo, grazie a riviste del settore che organizzavano molto negli anni 90 e inizi 2000, c'erano diverse manifestazioni che iniziavano in Italia e poi finivano in vari paesi in giro per il mondo, quindi diciamo sono riuscito a farmi Messico, Malta, Malesia, Bangkok, Singapore, addirittura le Mauritius. Cioè siamo riusciti a fare manifestazioni alle Mauritius, abbiamo fatto una finale, una gara in giacca e cravatta, però a piedi nudi nella barriera corallina, quindi giacca e cravatta, cioè con
Com'è sì, che sì. si chiama la cosa? No, quel no, beh, sopra eravamo vestiti normali, però sotto eravamo con i pantaloni arrotolati. Senti, ma non è male, insomma, è un lavoro interessante questo. Sì, sì, diciamo che porta anche delle cose molto belle, tutto sta a avere la fortuna comunque di incontrare sia le persone giuste che i posti giusti. Non è semplice, però si può fare. Beh, diciamo che sicuramente se una persona come te, come altre, che ha raggiunto un'esperienza e anche una qualità di lavoro alta, magari ha la possibilità di fare delle ottime cose anche in giro. Sì, sì, diciamo, tutto sta comunque a avere una buona gavetta, un buon inizio. Diciamo che molti, soprattutto ai giorni d'oggi, con l'avvento di internet, bastano che seguono un'ora o qualche corso online e si credono dei professionisti. Però diciamo che anche attualmente sono diversi giovani molto bravi, molto preparati, perché adesso un po' anche con la possibilità di viaggiare velocemente, molti vanno a fare parecchie esperienze in vari posti all'estero e tornano con bagagli culturali di lavoro molto importanti, che non è male per questo settore. Senti, andiamo per gradi, poi facciamo delle incursioni di curiosità, perché voglio dire, in un periodo particolare dove il lavoro non è sempre facile trovarlo, un po' bisogna inventarselo, poi parliamo anche di come si riesce a diventare barista, bartender e insomma una figura di rilievo nel settore. Ma innanzitutto, tu quando hai iniziato? Diciamo, io quest'anno sono 42 anni che faccio questo lavoro. Però non ti chiedo quanti ne hai. Così. Vabbè. E ho iniziato negli alberghi. Dopo la scuola alberghiera mi sono fatto la gavetta in vari hotel che molti magari adesso se li possono sognare, perché all'epoca comunque erano alberghi, ancora sono alberghi di un certo livello, ma all'epoca lo erano ancora di più, perché in Italia, diciamo, i grandi alberghi o le grandi strutture anni fa non erano così tante come sono adesso. Certo. E io ho cominciato in strutture tipo il Cipriani, il Grand Hotel del Lido, il Grand Hotel di Cortina, al Miramonti, quindi cioè, ho iniziato su strutture di un top. Certo livello. Cioè il Cipriani, che dove un caffè ti costa almeno 20 euro, un sì. caffè servito al tavolo. Ma poi il bello era che si riusciva, cioè all'epoca per noi ragazzi vedevamo solo il lavoro, perché nell'epoca non si poteva fare niente, però già il fatto che rubavi il lavoro con gli occhi ai vari personaggi che lavoravano lì era importante, perché riuscivi a vedere cose che attualmente non si possono vedere in giro per il mondo. Senti, ma a chi hai servito un buon cocktail, uno dei tuoi cocktail, qualche personaggio politico, attrice, attore italiano straniero, chi ti ricordi? Facci fare un po', facci sognare un po' negli anni, perché sì, sì. a Cipriani penso che sì, diciamo, cioè, l'impiegato non lo trovavi, ma vabbè, lì ce ne sono stati. Al Cipriani all'epoca poi non si poteva neanche, non c'erano neanche i telefonini di adesso, però comunque non si poteva neanche parlare dei vari personaggi che certo. erano ospiti. C'era molta riservatezza. C'era molta riservatezza, molto, molto ancora più di adesso. Però, diciamo, a Venezia, al Lido, al Grand Hotel, ho avuto la fortuna di, comunque, lavoravo in ristorante e all'epoca facevo il sommelier in sala, e quindi avevo la possibilità di stare a contatto con il cliente, che all'epoca era difficilissimo parlare con il cliente, e lì c'erano le varie mostre del cinema, quindi tra gli attori, gli ospiti, cose varie, lì ci sono stati di tutto e di più. Quello che ti ha colpito di più? Ci sono stati, che ne so, io all'epoca ero un amante di film d'avventura e sono riuscito a parlare con Harrison Ford, che stava lì con me, oppure c'è stato per una stagione, è stato presidente della Mostra del Cinema, il grande Sergio Leone, e noi tutte le sere potevamo parlare con lui ore intere, del suo lavoro, della sua vita. Quindi l'aspetto del barman, comunque di questo lavoro, c'è anche questa meraviglia che ti puoi confrontare con le persone più disparate che non incontreresti mai. Sì, 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 hai la possibilità di parlare con persone che altrimenti non avresti nessuna possibilità, sia per avvicinanza di vita sociale, sia per cultura. Qualche attrice famosa bella? Attrice bella, che ne so, all'epoca abbiamo fatto una manifestazione con la presentazione di un film, e con noi la sera poi Ornella Muti è uscita a fa serata con noi. Senti, il cocktail che oggi va per la maggiore e che andava anche al tempo, magari sì, sono cambiati i tempi, quindi sì.
Diciamo che sono delle riviste di settore che fanno delle varie classifiche. Attualmente il cocktail che va di più è il Negroni, a livello mondiale, parliamo a livello mondiale, è quello che è più richiesto, anche se comunque diciamo in questa, chiamiamola top 10, ci sono i vari classici come il Margarita, quello che adesso attualmente sta andando molto, il Moscow Mule e lo Spritz, che anche se molti lo denigrano perché comunque... Spritz racconta la tua terra, no? Sì, quello soprattutto. Diciamo che per noi veneti, soprattutto veneziani, lo spritz è una cosa sacra. Quindi... A posto del latte il mattino, uno sprizzino in spalla. E poi perché comunque, come dicono tutti, è uno, per chi fa questo lavoro, è un cocktail da cassetto perché è facile da fare, quindi facile fra virgolette, bisogna saper fare tutto, anche le cose semplici. Però comunque è più semplice per molti arrivare a farlo bene. Ecco, e appunto invece il Negroni è uno dei cocktail più, insomma, forti che ci sono in circolazione. Diciamo che fra i vari drink, sì, diciamo che se la batte con il Dry Martini Cocktail, quello che diciamo tutti vediamo nei vari film. Quello che abbiamo visto adesso in video andare era uno dei cocktail che preparavi ed era uno spritz, uno un Negroni. E l'altro un Negroni bianco, vero? Era una variazione sul Negroni, dove c'è un gin blu che a contatto con un bitter e un vermouth giallo diventano viola. Quindi anche una grande ricerca di quella che è una presentazione dei colori. Cioè, bisogna che questi cocktail siano anche accattivanti alla vista. Sì, soprattutto. Diciamo che la fortuna degli ultimi anni è stata che internet ci ha aiutato a vedere cose che succedevano nel mondo e ci ha dato una mano a capire cosa si poteva fare con tutti i vari prodotti, perché il classico sì, non tramonta mai, aiuta a imparare a fare le cose fatte bene, però bisogna avere un occhio anche al futuro e alla presentazione, perché l'occhio, soprattutto l'occhio, vuole la sua parte. E tu come ti tieni aggiornato? Ci sono dei corsi costantemente oppure anche tu attraverso internet? Sì, un po' tutto, che tramite manifestazioni del settore, fiere, adesso ormai ogni nazione ha varie manifestazioni ogni anno, con il Covid siamo fermati un po', però adesso è ripartito tutto e comunque ci vuole anche la fantasia di creare... Magari vedendo qualcosa si arriva a fare qualcos'altro, perché vedendo qualcosa ti viene un'idea particolare, come succede spesso a me. Senti, ma mi dice, mi toglie una curiosità, se io oggi volessi provare a fare questo mestiere, no? Quindi sono già formata, le scuole superiori le ho fatte, perché tu hai fatto l'alberghiero, quindi provieni proprio dalle radici, no? Hai fatto tutti gli step, che cosa potrei fare? Ci sono diverse scuole, anche online, infatti adesso in questi giorni mi aveva chiamato un amico da Texas che voleva fare la scuola, italiano che lavora in Texas, voleva fare la scuola al figlio e la sta facendo online e al momento si possono fare tante cose, però in Italia abbiamo un paio di scuole di un certo livello, sia come associazione barman sia come scuola privata, una sta a Bologna dove praticamente ti dà una grande base per iniziare. E in quanto tempo raggiungo i primi obiettivi che mi possono consentire di andare a lavorare? Diciamo che comunque dipende sempre anche da te, perché ci deve essere comunque portata, avere voglia. E non sono neanche proprio economici al massimo, però comunque alla fine ti danno una buona base per iniziare comunque un lavoro vero come si deve. Diciamo che con un paio di mesi comunque, se lo segui full immersion, riesci. Ma esci ubriaco oppure? Se assaggi tutto completamente sì. No, perché c'è stato un assaggino di quel Negroni bianco che vediamo fare, che tu stai facendo, insomma, che dopo l'ho fatto un minimo di assaggio e effettivamente sono tornata a casa più velocemente. Oppure fai come fanno i sommelier, che l'assaggiano e poi la sputano. Non è una grande cosa, però... Però devi arrivare a fine giornata. Cioè, dipende da cosa devi fare quel giorno. Senti, Gino, ma ad esempio, quanto ci si impiega per fare... Qual è il cocktail più semplice da fare
Ma diciamo che non c'è niente di semplice, perché anche i cocktail, diciamo, più banali o più semplici, per, basici. Cioè quelli basici, per quelli che non conoscono bene il lavoro, come può essere il Martini Cocktail, quello che tutti identifichiamo con James Bond, con cose varie, dove c'è quasi un ingrediente e poco più, però ci vuole comunque la mano e bisogna sapere come si fa, e già il lavoro per portarlo a compimento e finirlo come si deve ti richiede di avere una certa conoscenza, perché comunque non tutti sono in grado di farlo, purtroppo. È un peccato, perché molti non si specializzano, cercano di non capire meglio il lavoro, però magari è meglio per noi, che siamo considerati, tra virgolette, dei maestri. Senti, ma invece, parliamo dei cocktail, perché poi sono anche stagionali, no? Il cocktail che va per la maggiore quest'estate 2022. Sì, diciamo, quest'estate, come era già da un anno o due, c'è stato il boom definitivo del Moscow Mule. Moscow Mule... ma quelli sono anni ormai, almeno sì, 4-5 però, anni che va, che però spopola. Diciamo che è stato gli ultimi 2-3 anni, c'è stato proprio il primo boom iniziale, si pensava potesse essere una cosa passeggera, invece è diventato fra ormai, diciamo, i prodotti must, dove è difficile... che perda di, diciamo che ci sono, è diventato sempre più importante, perché si vedono tante variazioni sul tema, quindi una volta che ci sono nel nostro ambiente, poi si chiamano twist, tutto quello che vedi che cambia continuamente all'interno della stessa ricetta vuol dire che ormai è diventato un cocktail di tendenza. Che poi questo cocktail Moscow Mule ha una, cioè, ha una storia molto particolare, perché è nato in Russia, ma era, cioè anche ci sono come molte di queste cose, molte storie, ci sono vari aneddoti. È difficile da capire qual è quella vera. Molti pensano a quella di due produttori, uno che produceva questa famosa ginger beer e uno che produceva vodka, dove c'era un periodo in cui in America la vodka era un po' in declino, aveva bisogno di essere, sì, rilanciata. Esatto. Hanno creato insieme a un loro cliente che produceva rame questa famosa tazza di rame, che è bellissima, e da lì, diciamo, è nato tutta questa idea, un po' perché era una cosa particolare, perché all'epoca vedere qualcosa che non fosse vetro in un bar era difficilissimo, diciamo, un po' questa cosa particolare, un po' il marketing, perché comunque in America queste cose le sanno fare, le fanno bene, anche negli anni 50 si parla, sono riusciti a lanciare un prodotto come volevano loro. Senti, ma se dovessimo pensare ad una classifica di cocktail che vanno di più, non lo so, 5 cocktail che consiglieresti, che vanno, che ti richiedono anche durante i weekend? Quando... Sì, diciamo che mettiamo, diciamo, ai primi posti, cioè quelli che vanno di più ai primi posti sono comunque Spritz e Moscow Mule, però... Il mio gin tonic dov'è? Il tuo gin tonic comunque sta a grandi livelli, perché poi dipende da paese a paese, da locale a locale, dipende anche dalla possibilità di presentare al cliente diverse cose particolari. Comunque il gin tonic è sempre fra le cose molto richieste, insieme al Negroni, insieme a quello che può essere il Margarita. Adesso il Margarita sta andando molto, perché c'è stato un boom di tutti i prodotti a base agave, come la tequila, mm-hmm, e c'è il boom iniziale del mezcal, che è un altro prodotto messicano, però con il gusto molto affumicato, e ci sono varie variazioni sul Margarita con anche il mezcal, che è molto richiesto al momento. Che è il liquore con il verme, il mezcal. Sì, diciamo che c'è questo falso mito. Però. Beh, in Messico si vedono, eh? Sì, ci sono, però non è come è voluto far credere da tutti. Però comunque sì, esiste anche queste versioni con il bruco all'interno. Comunque stiamo diventando famosi, perché ve lo dico anche a voi da casa, da qua ci fotografano come se fossimo dei VIP. Che cosa gli prepariamo stamattina? Comunque dipende da come uno è abituato a partire in giornata, però ci sono molte persone che comunque hanno degli orari diversi o delle strutture giornaliere diverse, possono bere anche di più di mattina, perché magari
alla sera finiscono presto la loro giornata. No, vabbè, dai, ti prego. Allora, ascolta, diciamo una cosa, che i cocktail di cui abbiamo parlato sono alcolici. Beh, però sì, il mondo del cocktail è fatto anche degli analcolici che sono anche buonissimi. La mattina ti capita mai nessuno che vuole cornetto e cocktail analcolico? No, quello ancora no, diciamo che... Beh, fine settimana, il sabato e la domenica, quando la gente è più rilassata, ci può essere anche un minimo di richiesta, però è difficilissimo. Fortunatamente per noi italiani il culto del cappuccino col cornetto è ancora forte. Beh, devo dire che è un must, come il tuo spritz. Senti, ma se volessimo... allora, stasera quali saranno i cocktail... E poi arriviamo verso la chiusura, perché poi dopo alla fine, te lo anticipo già, tra un pochino io ti chiederò qual è il cocktail che ti ha ispirato quando hai visto questa mattina la nostra Ludovica che è in studio, ma quello te lo chiedo tra poco. Che è bionda, bellissima, e quindi anche in base alle donne che hai servito in tutti questi anni, no? Avrai fatto un po' il calcolo delle bionde, le more e le rosse. Non ti chiedo il mio perché già lo sai, quindi te lo chiedo per Ludovica. E dunque, stasera sicuramente qual è l'alcolico che andrà più, che finirai di più e prima? Ma diciamo che per noi il distillato che va di più è sempre il rum e il gin. Il rum perché con questo caldo il mojito è fra le cose più richieste, insieme ai vari daiquiri e altri long drink tipo il Mai Tai, quindi il rum è uno dei distillati che va tantissimo, seguito dal gin, perché il gin bene o male sta in diversi drink, e quindi è un altro di quei distillati che finisce spesso e volentieri. Non passo io, lo dico Ludovica, non sono io quella che passa sempre qua, io vengo una volta ogni tanto perché so che Gin sa prepararmi dei gin tonic eccellenti, e fra l'altro cambi sempre, cambiano colore quelli che prepari, perché come dicevamo prima, a contatto con altri... Certo, in contatto con degli ingredienti poi cambiano anche colore, perché comunque sono fatti con delle strutture che con il gas delle varie toniche cambiano colore. Ah, poi, guarda, stavo osservando le immagini che abbiamo realizzato, no? Parlavamo anche dell'abbellimento, della ricerca che c'è dietro, alla costruzione, non solo agli elementi, perché un cocktail è quasi una ricetta, un'equazione matematica, ma c'è anche il fatto dell'abbellimento che richiede una certa attenzione. Vedo che utilizzi un po' di fiamma, lo zucchero, la frutta secca. Sì, diciamo che la presentazione comunque è importante, quindi dopo bisogna cercare di ottimizzare anche i prodotti che si utilizzano, diciamo quello che adesso chiamano zero waste, dove cercare di sprecare il meno possibile, quindi diciamo che si adopera tutto dalla buccia al succo delle varie frutte, e si utilizzano per poter decorare poi il bicchiere stesso. Al meglio, fra l'altro nel minor tempo possibile, certo. Perché il cocktail... Quanti minuti impieghi ormai tu dopo, dall'alto della tua esperienza? Diciamo che ormai per me è una cosa velocissima, diciamo che cerco di fare il tutto nel miglior tempo possibile, e praticamente il tempo è sempre minore. Diciamo che dopo ci sono dei drink che comunque mi richiedono parecchio tempo e tutti cercano di eliminarli dalla carta, però è bello averli, perché comunque è bello che la gente possa avere anche cose particolari. Quelle magari richiedono un paio di minuti, mentre gli altri con un minuto si riesce a fare tutto. Una statistica, un weekend insomma solito, quanti cocktail grosso modo prepari? Diciamo che cocktail o drink vari, un migliaio sicuramente. In un weekend? Ah, ok. In una serata, sennò diventi Robocop. Però diciamo che certe volte uno non si rende conto, perché quando sei, allestito bene il piano di lavoro e avere quello che si chiama linea, se sei preparato bene, certi numeri sono normali, non è una cosa difficile. Senti, le ultime curiosità sono appunto legate al... C'è un cocktail che ti richiedono più le donne e altri gli uomini?
Diciamo che oramai, diciamo, gli ultimi anni c'è stata una variazione sulle varie richieste, però diciamo che spesso, diciamo, gli uomini ultimamente chiedono anche parecchie cose analcoliche, che gli uomini hanno più paura delle donne della patente che gli venga sequestrata la macchina, e quindi c'è stata un'inversione di tendenza, diciamo che i cocktail alcolici, super alcolici, diciamo, le richiedono più le donne che non guidano in quella serata, che comunque guidano ma si sentono più sicure o lo sopportano, perché comunque a livello chimico e fisico la donna sopporta di più e smaltisce prima l'alcol, e quindi è più facile. Allora, appunto per questo, con le donne andiamo a chiudere il discorso. C'è la nostra Ludovica che ha con sé Lucrezia, il suo splendido cane, che è fantastico. Siete andati dal parrucchiere insieme, questo tu è sempre bella e perfetta, ma anche Lucrezia. Anche Lucrezia, sì. Allora, a lei, che è una bionda, dedichiamo il Cosmopolita, che è un cocktail che è nato... Quello di Sex and the City, no? Brava. Che diciamo che... dicono ormai, questo è più facile perché è una cosa più recente, quindi è più facile da dimostrare o da capire, sia stato inventato per la cantante Madonna, che è bionda, e quindi, visto che lei è bionda, il Cosmopolita, poi legato anche a Sex and the City, il Cosmopolita lo vedo più adeguato a lei. E sul Cosmopolitan penso che possiamo fare un brindisi virtuale attendendo delle ore più notturne. Ma io ho una domanda, siccome mi piace molto anche la Capirosca, non ne ho sentito parlare, è passata di moda o un evergreen? Cioè, nel senso, si beve ancora, come funziona? La Capirosca, secondo te, è passata di moda? Alla fragola, mi piace. Non ne abbiamo effettivamente parlato, no? Però è uno dei cocktail, diciamo, che è andato molto. Diciamo che è una linea di cocktail che attualmente si è un po' rallentata, però comunque è richiesta sempre, non è che... Diciamo che tutto quello che è il panorama dei drink, poi dipende anche, come ti dicevo prima, da locale a locale, spesso anche dal barman, perché è il barman che... Allora, mi sono accorta che non sono al passo con i tempi, perlomeno per quanto riguarda a me non questi piace cocktail. Molto, vedi, Ludovica, qui fondamentalmente è il suo spirito veneto che viene fuori, quindi la Capirosca, la bypassa, uno spritz lo trovi sempre da Gino. Io Bene. Vi ringrazio, grazie per questa bella intervista. Grazie. E adesso ringrazio e saluto Gino, che è un caro amico, e quindi ti restituiamo la linea a tutti. Grazie. Voi. Io e Lucrezia siamo tornate pronte per andare da Sergio Cinquino e i suoi ospiti. Ezio Budini, attore, e Simone D'Angelo, vicepresidente Ente Manifestazioni Pescaresi. Ci senti, Sergio? Sì, perfettamente, Ludovica. Siamo qui a Pescara, come detto, dietro l'Elefante, luogo simbolo di questa città, dove è fresco anche nei giorni caldi come quello di oggi, a Piazza Salotto. Sono in compagnia di Ezio Budini, attore, per presentare, oltre che sua attività, quella che è, per quel che riguarda il cinema, in questo momento la novità pescarese, con le notti del cinema che caratterizzeranno all'aperto al Teatro d'Annunzio, e stanno caratterizzando questo periodo a cavallo fra luglio e agosto, e in particolare un agosto caldo a Ezio Budini, con questo cinema che sembra riscuotere grandi consensi. Stasera, se non sbaglio, c'è Top Gun, ma poi tanti appuntamenti. Sì, buongiorno. Abbiamo cominciato il 31 luglio con Il Cattivo Poeta. Siamo alla terza edizione di Cinema Sotto le Stelle. C'è stata una grande affluenza di pubblico alla prima e anche poi alle successive, fino ad oggi, fino a ieri sera. E quindi un grandissimo risultato. Io mi occupo in questo contesto dell'organizzazione di alcune serate, perché per alcune serate, soltanto per alcuni film in programmazione, sono previsti degli incontri pre-proiezione con degli ospiti con i quali si parlerà un pochino del film che poi
il pubblico vedrà, quindi saranno degli incontri che accompagneranno il pubblico verso il film. Una sorta... Affidati a voi attori, artisti e in questo caso anche così accompagnatori di questo evento che evidentemente ce n'era bisogno, c'era voglia di cinema dopo anche 2 anni e passa di pandemia, dopo le chiusure, dopo le riaperture anche in alcuni casi ridotte comunque al chiuso, cinema all'aperto che poi è un modo di vivere il cinema davvero meraviglioso, lo conferma il risultato che sta ottenendo questa iniziativa dell'ente manifestazioni pescaresi e poi dicevi alcuni film tra i quali anche L'Arminuta tratto dal romanzo della scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio che è uno dei film anche rivelazione di questo periodo e che presenterai quando? Il 6 agosto, la proiezione è prevista come tutte le altre alle 21:15, ma ci sarà una mezz'oretta, almeno insomma, 20 minuti prima, si starà in compagnia di alcuni ospiti. Come faremo anche poi per altri film, tra questi c'è Ennio, appunto su Ennio Morricone, quello girato da Tornatore, poi ci sarà Una famiglia vincente, poi ci sarà Aria ferma, e ancora per concludere Decumano Maximo e Upside Down. Questi sono i film per i quali sono previsti questi incontri pre-proiezione. Decumano Massimo, il resto anche dell'altro regista abruzzese Alessio Consorte, per dei film che dicevamo avranno come cornice in questo caso tutti lo splendido posto del Teatro D'Annunzio. Sì, tra l'altro al Teatro D'Annunzio il cinema funziona molto bene, abbiamo riscontrato e il posto è bello e sempre molto accogliente, quindi sì, la cosa sta andando bene e continuerà sicuramente ad avere riscontro. C'è molto pubblico che segue e questa cosa chiaramente fa piacere. Non devo dimenticare di dire che accanto a me nell'organizzazione c'è anche Arianna Di Tommaso che mi dà una mano appunto per organizzare queste serate. Tanto stiamo vedendo, ti interrompo perché stiamo vedendo il trailer del tuo ultimo film, questa ultima vacanza dell'imperatore, che eccoti, ti vediamo intanto in queste inquadrature, un film che tra altre cose è stato girato anche proprio prima, poco prima della pandemia e che sta avendo comunque grandi risultati con la tua ottima interpretazione. Beh, in realtà è stato girato durante la pandemia, sì. Perché si parla dell'estate scorsa, tra l'altro girato a Bisenti perché insomma sappiamo, si dice perlomeno che Pilato fosse originario di quel posto. E sì, è stata una bellissima esperienza girata con la regia di Francisco Fernandez e niente, sono contento anche di questa cosa. Tra altre cose c'è anche una piccola chicca, possiamo svelare tra le attrici di questo film c'è anche qualche passaggio della nostra collega Jessica Balestra. Sì, lei è la Maddalena e ha fatto un buonissimo lavoro anche lei. Non siamo tanti attori, è un cortometraggio, dura 13 minuti, sono 15 forse se non ricordo male, e c'è anche Jessica, sì, è vero. Oh, dicevamo quindi questi appuntamenti, e allora, per quel che riguarda il 6 di agosto, questa Arminuta che è un po' il film del momento. Sì, sì, per l'Arminuta insomma, abbiamo grandi aspettative perché appunto è una cosa... è un romanzo scritto da Donatella che poi è stato girato, sappiamo che non è stato girato qui purtroppo per motivi che adesso non specifico perché li sappiamo bene. E anche per la mancanza probabilmente in Abruzzo in questo momento. Sì, di un po' di cose, dalla Film Commission esatto, ad altre, però va bene lo stesso.
Allora, noi intanto ringraziamo Ezio Bonini anche per la sua presenza e in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. C'è anche una rassegna probabilmente che sul mare in questi giorni porterà avanti. Sì, ho organizzato una rassegna che ho ripreso dopo diversi anni, dopo le prime tre edizioni fatte altrove, ho riesumato questa cosa per la quarta edizione al Nikki Beach, sulla terrazza bellissima di Nikki Beach. Sono dei reading, sono quattro serate, ogni lunedì prossimo ci sarà l'ultima, e la formula è quella di un attore o un musicista con delle letture ironiche, leggere, divertenti, quindi in quel contesto la cosa funziona molto bene. Grazie Ezio Budini con il suo volto espressivo, non solo in Decumano Massimo, ma anche qui in diretta con gli occhiali e il nuovo look con i capelli più lunghi. Grazie davvero Ezio Budini per essere stato con noi. E intanto qui c'è a fianco a me c'è anche Simone D'Angio. Salutiamo intanto Budini, grazie Grazie a e voi, grazie. buona giornata e buon lavoro. Grazie. Dicevamo Simone D'Angelo, che è il vicepresidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi, che ha organizzato questa serie di appuntamenti al Cinema a Teatro D'Annunzio, che è Flaiano, che sta avendo, dicevamo, grandi risultati. E, a proposito, le proiezioni a che ora cominciano e sono gratuite? Allora, la rassegna Cinema Sotto le Stelle è iniziata qualche giorno fa con un grandissimo successo sul film con D'Annunzio, Il Cattivo Poeta. E iniziano alle 21:15, abbiamo tantissime proiezioni gratuite e poi diverse anteprime nazionali che sono a pagamento. E, dicevo, un riscontro di pubblico importantissimo, una rassegna che è arrivata alla terza edizione, si chiama Cinema Sotto le Stelle ed è uno dei fiori all'occhiello del nuovo CDA dell'ente Manifestazioni Pescaresi, perché da quando ci siamo insediati abbiamo deciso di aprire le porte del Parco dei Teatri alla cittadinanza e probabilmente in passato non era mai accaduto che famiglie intere arrivassero al Teatro D'Annunzio per assistere a degli spettacoli. C'era tanto bisogno di cinema comunque. Il cinema è una delle arti più nobili. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere come, chiamiamolo consulente, ma come esperto, l'attore Ezio Budini, che abbiamo sentito poc'anzi. E questo proprio per far capire che lo spettacolo non va da solo, c'è sempre una componente culturale che invece deve predominare rispetto a quella del film in sé per sé. Maggiori accessi, maggiori ascolti, maggiori presenze fino a questo momento? Allora, in realtà abbiamo fatto tre serate dove è andata davvero benissimo, nonostante fosse in contemporanea con la festa di Sant'Andrea, sia domenica che lunedì. E oggi abbiamo un altro importante film, un Top Gun, un top di gamma direi. Con inizio alle 21? Alle 21:15 Sì. sempre, i biglietti si possono ritirare nel pomeriggio al botteghino del teatro. Mi preme sottolineare che chiuderemo questa rassegna con Upside Down, che è un film che sarà trasmesso il 1º settembre e che ha come protagonista un ragazzo down. E questo è simbolo del fatto che a Pescara spettacolo e inclusione vanno sempre di pari passo. Grazie davvero a Simone D'Angelo, vicepresidente dell'ente Manifestazioni Pescaresi, che ha organizzato la rassegna Cinema Sotto le Stelle. La linea torna a voi da Pescara. Per il momento è tutto. Siamo tornati amici pronti, prontissimi anzi per andare a scoprire tutti i segreti del successo del Pilates. Lo facciamo con Max Ratta, istruttore proprio di Pilates e super amante ovviamente del fitness da quando? Raccontaci un po'. Grazie, buongiorno. Beh, opero nell'industria del fitness da 30-31 anni circa. Un Ma questa bel po'. passione com'è nata? È nata inizialmente, ho fatto sempre sport fin da bambino, quindi pattinaggio, calcio, tennis. Poi il primo approccio, diciamo, un pochino più competitivo e importante che ho avuto in giovane età è stato con la pesistica, quindi proprio con il bodybuilding. Con cui sono venuto a contatto inizialmente per irrobustirmi, perché da ragazzo avevo una struttura molto, molto esile. E poi è diventato il mio lavoro. È diventato il mio lavoro. Ho iniziato molto presto a lavorare nell'industria del fitness,
poi a un certo punto della mia vita ho incontrato il Pilates. Ho incontrato il Pilates che ha letteralmente cambiato la mia visione professionale. Quindi è stata proprio una direzione che poi ho intrapreso, ho perseguito con ottimi risultati, insomma, da un punto di vista professionale. Mi ha dato molto e cerco di trasmettere. E come hai scelto proprio l'ambito della ginnastica posturale? Perché la sentivo molto, molto vicina, molto nelle mie corde, nel senso che, la pesistica, per quanto sia meraviglioso, la fitness va un po' più a focalizzarsi, anche se magari è un po' improprio dirlo, però va più a focalizzarsi sull'esteriorità, no? Sulla modificazione dell'aspetto corporeo, anche se poi questo non è esattamente vero, perché andiamo comunque a dare degli enormi benefici a livello sistemico. Invece, prego. Ecco, diciamo, vai pure. La posturologia è un aspetto dove invece si va a lavorare su eventuali genesi, problematiche, disarmonie che possono poi essere alla base di tante patologie. Allora, spieghiamo un po' agli amici a casa questo Pilates, come nasce, quando nasce, perché ne sentiamo parlare, però poi non è che tutti lo conosciamo. Io sono la prima che non ho grande esperienza, perché non praticando palestre, niente. Tutti i dettagli in realtà non li so neanche, sono curiosa di conoscere meglio. Allora, il Pilates ha una... Allora, l'origine del Pilates è stato creato da Joseph Hubertus Pilates, un genio, che io definisco un genio visionario, e agli inizi degli anni 20 lui ha sviluppato il suo sistema di allenamento, appunto con il nome di Contrology, che porta il nome del mio studio. Contrology, che poi lo ha sviluppato inizialmente con il sistema di allenamento esercizi basati sul materassino a corpo libero denominato Mattwork, per poi sviluppare poi gli esercizi sulle grandi macchine, sui grandi attrezzi, quindi sui reformer, sulle Cadillac, chair, barrel, eccetera. E chiaramente il sistema di allenamento si è via via evoluto nel corso della vita di Joseph, il quale poi ha adottato delle evoluzioni e ha aggiunto degli esercizi fino alla sua morte. Lui ha continuato sempre a elaborare, a perfezionare il suo metodo. La sua morte è avvenuta nel 1967 a New York e poi noi dobbiamo poi ai suoi discendenti, ai suoi allievi, principalmente Romana Krzyzanowska, Ron Fletcher, Lolita San Miguel ed altri che hanno fatto sì che poi il metodo si diffondesse in tutto il mondo fino a diventare quello che oggi noi conosciamo come un fenomeno planetario, perché io credo anche, ecco, magari tu hai detto non me ne intendo di Pilates, però credo che la parola Pilates tu l'abbia sentita, no? Sì, certo. E comunque, come dicevi tu, ha avuto una diffusione molto importante, diventando talvolta anche, diciamo, una sorta di moda. Ma come mai, secondo te, tantissime persone si avvicinano a questa disciplina? Guarda, a mio avviso si avvicinano a questa disciplina perché il Pilates ha una caratteristica che io dico sempre, che oltre che essere un eccellente sistema di allenamento molto efficace, a sé stante proprio, perché lavora sulla coordinazione, sulla flessibilità, sul tono muscolare, sulla percezione, è un eccellente anche supporto per gli sport, proprio a fini migliorativi per la performance atletica. Tant'è vero che ci sono moltissimi... Anche molti danzatori? Assolutamente sì, danzatori, moltissimi atleti, sportivi, professionisti e non, che usano il Pilates come propedeutica e come supporto proprio migliorativo per le loro performance. Come si svolge una lezione tipo? Cioè, è faticosa? Come funziona? So, per renderci conto se è alla portata di tutti. Stiamo vedendo questi esercizi, per esempio, questi sono esercizi che fanno parte del repertorio avanzato del Pilates. Allora, diciamo, principalmente la lezione viene strutturata in tre momenti fondamentali. Il primo momento chiaramente è il warm-up, la preparazione, l'attivazione, la presa di coscienza. Poi c'è il workout vero e proprio, in cui si entra proprio nel vivo della lezione, che viene strutturata in base alle esigenze e obiettivi dell'utente. E poi c'è il cool down, la parte finale, che è molto importante, quella defaticante e appunto compensatoria. Quindi sono tre momenti principali. Questi corsi sono frequentati principalmente da uomini o da donne? Allora, devo dirti che nei primi anni della mia carriera professionale avevo visto una maggior percentuale femminile.
avvicinarsi al Pilates. Oggi invece stanno crescendo moltissimo appunto le utenze, le percentuali proprio maschili, quindi oggi ti direi che è un 50 e 50, almeno per quanto riguarda il lavoro nel mio studio. Ma può essere praticato da tutti? Assolutamente sì, il Pilates può essere praticato da tutti, per tutte le età. Ho molti clienti anziani, anche ultra ottantenni, che anzi... Addirittura, ma tutta questa forza hanno? Sì, ovviamente il piano, il protocollo di allenamento viene strutturato in base ai loro obiettivi, però un lavoro del genere per una persona anziana è molto molto benefico, perché dà innumerevoli benefici. Ecco, infatti è proprio questa la mia domanda. Quali sono i benefici di questa disciplina? Allora, benefici da un punto di vista funzionale possono essere miglioramento chiaramente della postura, e noi sappiamo bene che una corretta postura, a partire da un corretto appoggio potalico, un corretto assetto osteoarticolare, preserva il corpo dallo sviluppo poi di eventuali patologie che si possono sviluppare nel corso del tempo. Miglioramento della tonicità muscolare, perché chiaramente con il Pilates lavoriamo tutto il corpo. Miglioramento della coordinazione, miglioramento della flessibilità. Non ultimo, poi ci sono i benefici da un punto di vista proprio salutistico. Chiaramente vado a prevenire o comunque a stabilizzare problematiche come l'osteoporosi, problematiche se ci sono in essere delle lesioni. Poi chiaramente va valutata l'importanza delle lesioni. In alcuni casi il Pilates può aiutare moltissimo nel recupero funzionale o quantomeno a stabilizzarlo. E come, in che modo questa disciplina agevola la vita di tutti i giorni, proprio nelle attività quotidiane? Ma guarda, agevola la vita di tutti i giorni, anche la presa di coscienza del nostro corpo. Ecco, tenere una postura corretta, quindi attivare la muscolatura profonda, avere una maggior consapevolezza e percezione del proprio corpo sicuramente è un grandissimo aiuto. E per prevenire problematiche future, patologie, ma anche per far lavorare i muscoli profondi nel quotidiano. E questa è anche una delle poche discipline che coinvolge, oltre al corpo, la mente. Assolutamente. In che modo? Allora, a me, quando mi chiedono cos'è il Pilates, no? Chiaramente potrei discernere su spiegazioni lunghissime, ma non è questo il caso. Posso dirti in che modo il Pilates si basa su movimenti in cui vanno di concerto totale controllo, totale coordinazione e totale percezione proprio del proprio corpo e del movimento stesso. Una domanda: quali similitudini, comunque quali differenze ci sono tra il Pilates e la ginnastica posturale? Perché mi sembrano abbastanza simili. Allora, diciamo che ginnastica, quando parliamo di ginnastica posturale, parliamo di una terminologia abbastanza ampia, cioè tutto ciò che concerne un riequilibrio posturale, un riequilibrio dell'assetto osteoarticolare può essere ginnastica posturale. Il Pilates può essere ginnastica posturale, il Giro Tonic può essere ginnastica posturale, il metodo Mezieres può essere ginnastica posturale, una semplice classe di lavoro a corpo libero e di stretching può essere ginnastica posturale. Ovviamente sta poi all'insegnante scegliere i movimenti più adatti in base alla condizione della persona e alla postura della persona che sta seguendo. E quali sono le caratteristiche che deve avere assolutamente un istruttore in ambito sportivo? Ma la caratteristica... Cioè quello bravo, come lo riconosciamo? Perché ormai ce ne sono davvero tanti. Allora, ci sono diversi indizi. Allora, la prima caratteristica che deve avere, a prescindere dal percorso di studi, che deve essere molto lungo e complesso, ma questo già penso che sia scontato, l'insegnante deve lasciar percepire veramente di essere veramente innamorato del suo lavoro. Come? Già in una chiacchierata informale che puoi fare con l'insegnante devi percepire che lui è veramente, già nella prima diciamo, conversazione che hai con lui, è veramente interessato a capire quelli che sono i tuoi obiettivi, cosa ti ha mosso a rivolgerti a lui, quelle che sono le tue eventuali problematiche, e l'insegnante deve veramente mostrarsi interessato, veramente determinato ad aiutarlo, offrendo la sua competenza e professionalità per far sì che appunto la persona raggiunga i suoi obiettivi. Questo deve trasparire, sai, ci sono molti modi, molte parole, molte sfumature
che possiamo cogliere già. E che possono fare la differenza. Sì. Quali sono invece, per concludere, i consigli che vogliamo dare alle persone che magari vorrebbero intraprendere questa, provare perlomeno a fare Pilates? Allora, ovviamente rivolgersi sempre a insegnanti con comprovata esperienza e formazione, quindi chiedere sempre il curriculum, comunque il percorso formativo dell'insegnante credo che sia scontato. Rivolgersi sempre a questi professionisti che operano in studi professionali dove sono presenti tutte le attrezzature necessarie per una pratica completa ed efficiente del metodo. Una domanda invece che esula un po' da tutta questa cosa. Ho visto un barboncino nei video che sono passati, che abbiamo trasmesso, ma è tuo? Sì. Allora, vorrei tanto che fosse mio. Non è mio, però è come se lo fosse. Si aggira nel tuo studio, nella tua palestra? Allora, sì, allora, quel barboncino è il cane di Chiara, che è la nostra responsabile commerciale della nostra palestra. Si chiama, eccolo lì. Si chiama Thor, ma guarda, gli voglio un bene a quel cane. E lui viene sempre a farmi compagnia, diciamo, quando vengo al lavoro, lui sta con me quando faccio lezioni. Lo steward all'entrata. Sì, ma lui è il mio supervisore. Lucrezia, sì. Non sei l'unica a lavorare. Sì, sì, lavora anche lui. Comunque, ci stanno arrivando tantissimi messaggini degli amici a casa che vogliono sapere assolutamente di più su questa razza. Quindi noi abbiamo preparato per voi proprio un servizio che magari ci guardiamo insieme, perché potrebbe essere anche il tuo prossimo cane, oppure magari potrebbe aiutarti nella gestione di questo cagnolino nel tuo studio. Assolutamente. Andiamo a conoscere meglio questa razza con il servizio che abbiamo preparato per voi. È una razza canina la cui origine è stata molto discussa. Le due tesi più accreditate riconducono la sua provenienza alla Francia o alla Germania, anche se pare ormai assodato che il barbone abbia origini francesi e discenda dal barbet, cane utilizzato in passato per la caccia ad uccelli acquatici. Nei tempi antichi, grazie al suo fiuto e alla sua predisposizione a stare in acqua, il barbone veniva impiegato nella caccia alle anatre, come cane da riporto in acqua. Gli esemplari di piccola taglia, invece, venivano utilizzati per cercare tartufo grazie all'ottimo fiuto e alle dimensioni che permettono di muoversi agilmente nel sottobosco. Nella seconda parte del XVII secolo, il barbone conquista per la sua dolcezza e innata eleganza i salotti e varca i cancelli dei palazzi dell'aristocrazia europea, facendo breccia nel cuore di Napoleone. Agli inizi dell'Ottocento, grazie alle eccezionali caratteristiche intellettive e di temperamento, molti barboni iniziano ad apparire nei circhi francesi, imparando sorprendenti numeri acrobatici ed intelligenza. Negli anni 70 diventano un'icona dell'haute couture. Contrariamente al suo utilizzo antico, il barbone viene oggi posto dalla Federazione Cinofila Internazionale nella categoria dei cani da compagnia. Il barbone ha tratti somatici molto ben definiti ed è facilmente distinguibile da ogni altra razza canina. Alcuni esemplari presentano il pelo cordato, sebbene questa varietà sia oggi molto rara. Non avendo il sottopelo, non presenta periodi di muta ed è inoltre ipoallergenico. Questa particolarità contribuisce a rendere questa razza perfetta per la vita domestica. I colori standard ammessi sono nero, grigio, bianco, marrone e fulvo. L'andatura del barbone è leggera e saltellante. Il barbone può presentarsi in quattro diverse taglie. Il grande va dai 45 ai 60 cm al garrese, il medio dai 35 ai 45 cm al garrese, il nano dai 28 ai 35 cm al garrese, il barbone toy dai 24 ai 28 cm al garrese. Il barbone è un cane fedele, obbediente, allegro e longevo. È conosciuto per il suo temperamento brillante, che lo rende compagno di giochi perfetto anche per i bambini. Adora correre, nuotare e giocare a riportare oggetti. La costituzione fisica e la sbalorditiva intelligenza lo rendono un perfetto atleta, che può benissimo svolgere qualsiasi attività o sport. Lo troviamo al secondo posto nella lista dei cani più intelligenti al mondo.
che sguardo, sono meravigliosi. Allora, guarda, permettimi di dirti, io dopo questo servizio, e poi abbiamo parlato anche prima di cani, io sono letteralmente rapito perché io adoro i cani, la mia storia personale è costellata da cani, li ho sempre avuti. Quindi li adoro. Ho avuto oggi il grande piacere di conoscere Lucrezia, che è fantastica. Quindi io facciamogli uno zoom a Lucrezia. Se lo merita. Lucrezia, mi alza, di fatti vedere gli amici che ci seguono, che ci stanno mandando tanti, tanti messaggini per conoscerti meglio. No, lei è una VIP, è così. E poi cioè, non è fantastica, che... perché poi è stata veramente tutto il servizio, è stata qui, buona, tranquilla, rilassata, serena. Non risponde però sempre ai comandi, se non le va un caratterino, tu come fai? Allora, guarda, io sono dell'idea, almeno per quello che conosco la mia esperienza con Thor, il cane che abbiamo in palestra, sono molto recettivi, molto intelligenti. Una buona tecnica è quella di fargli fare degli esercizi e poi dargli un premietto quando ti ubbidisce, non so, gli dai una crocchetta, gli dai un qualcosina. È per questo che oggi non ho il premietto, lui non mi ascolta, è birichina, certe volte va così. Ma a proposito di premietti, lo sai che abbiamo la nostra Sonia Orlandi, chef a dog, che ha preparato per noi dei fantastici, per noi, per i nostri amici a quattro zampe preparerà, dei biscottini tonno e spinaci, che a questo punto secondo me mi è dato uno spunto, potrebbero essere anche ottimi per come premietto. Non ne date tanti, certo, perché poi fanno male, ovviamente un quantitativo, certo, giusto. Lucri, per esempio, lei è 1,8 kg, io ne posso dare uno di biscottino senza esagerare. Anche due, dai, magari. Dici no, troppi. No, non la voglio viziare troppo. Lei è una modella, deve rimanere in linea. Giustamente. Allora, andiamo a vedere cosa preparerà per noi, quindi, Sonia Orlandi, chef a dog. Oggi prepariamo dei biscotti. Dei biscotti da poter utilizzare per i nostri cani durante l'arco della giornata. È nato un po' per caso questa ricetta. Non avevo a disposizione la farina che mi serviva e ho fatto delle prove con quello che avevo per vedere se veniva bene. In realtà è stato così apprezzato dai miei cani che ho pensato di riproporvelo anche per voi. Iniziamo con una farina di polenta, quindi utilizziamo una farina di mais. La mettiamo all'interno della ciotola, poi una farina bianca, dopodiché il biscotto vero e proprio è composto da una manciatina di spinaci già lessati e bolliti e una scatolina di tonno al naturale. Questi vanno messi in un frullatore e frullati in un composto bello fluido, quindi ben amalgamato. Io l'ho già preparato, vi faccio vedere subito come viene. Ecco, vedete? Questo è tonno e spinaci frullati. Ho aggiunto un cucchiaio di acqua per facilitare il passaggio direttamente. Ecco. Poi ci aggiungiamo, come ho detto, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Dopodiché amalgamiamo. Deve venire un composto abbastanza solido, perché vi voglio far vedere come si utilizzano degli stampini che adesso si trovano in commercio. Sono degli stampini piuttosto particolari, sono con la taglierina, proprio con lo stampo, quindi sono un pochino diversi dal solido. Per questi stampini qua, per far vedere per bene la scritta, è necessario assolutamente che sia disponibile, che se l'impasto sia più solido dei normali biscotti che facciamo abitualmente con i nostri cani, perché altrimenti non si leggerebbe gonfia l'impasto all'interno del forno, quindi poi non andrebbe bene. Ecco, adesso vi faccio vedere, deve venire un impasto, ecco, veramente piuttosto denso rispetto agli altri. Allora, lo stendiamo con il mattarello in uno spessore un pochino più alto del solito. Allora, gli stampi, come vi dicevo, adesso ce ne sono tanti, possono essere fatti così in silicone, ma questo tipo di stampi non ha a disposizione la taglierina, quindi bisogna adattarsi con un bicchierino, quello che abbiamo, insomma. Oppure ci sono stampini fatti in questo modo che hanno la loro taglierina a misura, quindi noi non facciamo altro che schiacciare per bene qui, dopodiché tagliamo, viene proprio fatto per bene, e piano piano togliamo e viene letteralmente perfetto il biscottino.
ne prepariamo anche un altro, magari lo facciamo un pochino più, più basso, così si cuoce anche prima. Questi sono di varie forme, varie misure, li troviamo in tante maniere, quindi... E poi adesso anche con le scritte natalizie, che adesso ci incamminiamo verso il Natale, quindi troviamo sicuramente tante cose. Questi biscotti li andiamo a mettere in forno a 180 gradi per una trentina di minuti, non di più. E fate attenzione che non devono gonfiare, ma non dovrebbero perché li avete fatti più solidi, e così rimane direttamente lo stampo. Io li ho già preparati, eccoli qui, i nostri biscottini fatti con gli spinaci e il tonno e la farina di polenta, quindi sono buonissimi, croccantissimi, e i vostri cani ne andranno matti. Non solo i cani, uno lo assaggerei anch'io. Allora, guarda, adesso io provo a rifarla questa ricetta, provo a riprodurre questi biscottini e magari dare il premio al nostro Thor della Eagle Fitness in palestra, così me lo buono. Va bene, poi io li preparo anche per la mia Lucrezia, non ci facciamo sentire, altrimenti subito mi si mette qui che vuole il premietto, l'amore della mami. Allora, io ti ringrazio Max Ratta per essere stato con noi, che non solo è istruttore di Pilates, ma anche master trainer, cioè colui che insegna agli aspiranti istruttori. Sì, formatore. Sì. Ecco, anche un formatore. Quindi abbiamo dato informazioni super, super, super precise. Io, assolutamente, ti ringrazio moltissimo per la tua ospitalità e per questa opportunità. È stato veramente un piacere. Grazie mille. È stato veramente un piacere per noi averti qui. Io devo mandare la pubblicità e noi ovviamente ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qui pronti per capire come truccarci bene, come splendere sia di giorno che di sera, in ogni occasione. Lo facciamo con Lisa Angeloni, makeup artist, spesso in televisione la vediamo, ed è anche una docente di trucco. Quindi chi meglio di lei può consigliarci su come truccarci, quali trucchi utilizzare, quali sono i colori più giusti per questa stagione, soprattutto per noi, per fare una cosa personalizzata. Certo, certo. Vero sì, Lisa? Ludo. Ma prima di tutto vogliamo conoscerti un po' meglio, cercare di capire com'è nata la tua passione per il trucco, per il make-up. Allora, Ludo, io sono arrivata in Italia tanti anni fa, però ho portato questa passione proprio dal Brasile, perché quando ero molto piccola... Mia madre già lavorava, diciamo, nell'ambito dell'estetica, quindi vedevo queste persone che subivano delle trasformazioni, no? E questo mi ha incantato tantissimo. Sono cresciuta con questa passione, già mi truccavo già da piccola, no? E mi piaceva tantissimo il trucco. Quando sono arrivata in Italia ho cercato di tutte le maniere di imparare ancora facendo un corso, e sino adesso faccio tanti corsi di aggiornamento, mi sto sempre aggiornando, adesso insegno pure, e la passione cresce ogni anno di più, perché più studio, più conosco, più sono appassionata di questo mondo. Quanto sono importanti le conoscenze tecniche nella scelta e nell'utilizzo dei prodotti? Allora, Ludo, è importantissimo capire che se usi dei buoni prodotti avrai sicuramente dei buoni risultati, perché i prodotti sono super importanti, bisogna saper scegliere giustamente, e saper scegliere anche le marche, no? I prodotti migliori che danno, diciamo, tu devi lavorare poco per avere un risultato migliore. Io sicuramente uso solo dei prodotti ottimi, perché so che vado su sicuro e non devo stare a spiegare ai miei clienti che cosa sono, perché sto usando, come funzionano, perché sono prodotti molto, molto conosciuti mondialmente, capito? Qual è la prima cosa che guardi per capire qual è il make-up più adatto ad una donna? Allora, Ludo, noi abbiamo ognuno un viso diverso, ok? Io sicuramente guardo subito il viso, il formato del viso. Vedo dove devo andare a valorizzare, dove devo andare a nascondere i difetti e dove devo andare a fare uscire fuori l'essenza della donna, no? Nostra.
e quindi io cerco di tutte le maniere di valorizzare il viso, andando a, giustamente a valorizzare tutti i punti di forza di questo viso e principalmente lo sguardo, gli occhi, che sono più importanti. Ma ci sono delle regole generali che possiamo seguire? Sì, allora Ludo, se magari io diciamo che non è complicato, se ti guardo allo specchio e il tuo viso è un po' diciamo spigoloso, no? Per dire più in parole povere, diciamo, e tu devi cercare di nascondere quegli spigoli, se magari ti dà fastidio, perché se abbiamo un viso troppo quadrato, che andiamo a fare il contouring, che tante di noi a casa conosciamo, ma non lo sappiamo fare, questo è allora, il problema. Lo vogliamo provare a fare su di me? Abbiamo qui trucchi sì, per farlo? Sì, ce l'abbiamo. Infatti io ti ho portato per farti vedere. Allora, intanto io spiego a casa che il contouring è facilissimo, perché tu vai a usare solo chiaro e lo scuro. Il chiaro è per risaltare e lo scuro tu vai solo a nascondere diciamo quei piccoli difetti che ti danno fastidio, che alla fine uno si deve accettare con me, però se possiamo valorizzare meglio venga. Certo. Ludo, ti posso fare un contouring, dai, così sì, facciamo sì, vedere così a casa quanto è bello. Sì, se mi dai permesso certo, vengo vicino certo, a te. Vieni. Certo. Allora ho portato giustamente qui una paletta per far vedere al nostro pubblico da casa che allora intanto questo qua è in gel. Ah, in gel, perché sì. È preferibile mettere il gel? No, il gel? Io questo ti volevo dire, non è preferibile, è solo che in questo caso userò questo prodotto qua, però da casa potete usare una terra. Okay? Un ombretto più scuro, anche gli ombretti marroni, potete fare un piccolo contouring. Allora il contouring lo facciamo o con l'ombretto oppure con l'ombretto oppure con una terra, sai la terra che compriamo, che usiamo l'estate, di solito usiamo tanto la terra sul viso. Ragazzi, se comprate una terra con un tono un pochettino o due toni di più della vostra pelle, sicuramente andrete a fare il contouring con quella cosa, perché funziona veramente tanto. Io di solito lo uso anche così. Va quindi bene. Adesso vi farò vedere dove andate, in questo caso sul suo viso, il viso di Ludo, vado a valorizzare e a nascondere qualche cosina, ma lei è sì. Già bella di sua. Allora, qua in questo caso faremo solo il contouring quindi scuro, quindi con la terra, se volete usare a casa, se no usate anche in crema. Allora, i punti di forza sono, dovete andare a sentire il vostro osso zigomare qua. E quindi sotto, Ludo, creare una piccola ombra. Non dovete assolutamente esagerare, ragazze. Vedi qua, Ludo? Sì, vedo. Io ho solo toccato, cioè non ho esagerato. Dovete solo creare quest'ombra qui. E prendere, è molto importante prendere sempre pochissimo prodotto, Ludo, non esagerate mai ragazze, perché è meglio usare poco do che usare esagerato, andare in giro che poi non si capisce niente. Invece facciamo una cosa, posso farti da questo lato? Sì, facciamo e poi magari loro vedono la differenza, perché già qui vedi sotto il zigomo. E ho fatto vedere che è molto facile da fare. Poi ragazze, magari potete mettere un po' di farda davanti, perché così vi valorizza ancora di più, vi dà a quella cosa di salute, no? Che tutti piacciono. Parlando dei fardi, volevo dire che in questo periodo va tanto di moda questo colore che porti tu. Sì? Sì, è un colore bellissimo. Tutti i toni del rosa, ragazze, vanno di moda. Quindi potete usare assolutamente i toni di rosa sugli occhi, sullo zigomi oppure sulla bocca. Va tantissimo di moda ed è bellissimo. Poi, Ludo, sai dove pure possiamo usare il contouring? Sul naso. Se hai un bel nasino, io ti aiuto ancora. Dai, ragazze, solo qui, giusto qui, in questa zona qua, dovete fare tipo una L. Qua, così, guarda. E quindi creato un'ombra. Quindi non sopra, di lato? No, solo di lato. Perché giustamente poi il contouring chiaro andrà su questa zona qua dove andiamo a schiarire e facciamo quell'effetto bellissimo del contouring. Quindi facciamo così, ok? E poi Ludo,
In questo caso, se la persona c'ha magari questa zona qua che non piace molto, si rilassa un pochino. Esatto, sì, potete scurire anche qui, ragazze, ma molto poco. E guarda, solo creare veramente un'ombra, così. E viene un effetto bellissimo fuori. Poi, Ludo, un'altra cosa che volevo dire. Se magari abbiamo la fronte un po' larga e non ci piace, anche lì, ragazzi, andiamo a creare un'ombra. Quindi fare il contouring anche su questa zona qui, così. Bene, bene. Ok? Bene. E questo è il contouring scuro. Adesso c'hai un lato con contouring e un altro lato no. Vabbè, non fa niente. E poi mi dicevi che comunque si potrebbe utilizzare anche il chiaro? Il chiaro, ecco, adesso lo prendo, scusate, perché il contouring va fatto completo. Quindi, ragazze, prendete anche qui, in questo caso, io non consiglio usare né ombretto e né cipria per schiarire questa zona qua. Usate una cosa in crema, è meglio, perché vi darà un risultato migliore. Quindi andate solo su questa zona T qua, ok? Su questa zona delle sopracciglia e sopra qui. E che cos'è, rosa? No, questo è un colore, diciamo, il correttore che usate di solito. Ah, il correttore. Per la vostra... Perché di solito, Ludo, noi usiamo... per correggere un tono in meno della nostra pelle, ok? Quindi sto usando un tono in meno della tua pelle, perché così il contouring è visto. Poi sulle foto non ti dico che effetto fa il contouring, fa paura. Io adoro, lo faccio sempre, perché è bellissimo. Faccio sulle spose, le spose pure piacciono tanto. E va su questa zona qui, che è importantissima. Poi su il centro del naso, ok? Non arrivate fino a qua, ragazze, perché poi allungate tantissimo il naso. Dovete arrivare solo fino a un certo punto, diciamo fino a qua. Poi mettete anche qui sul centro del mento, perché dove va di più la luce e vi valorizzerà tutto quanto il make-up, ok? Sì, bellissimo. Poi vi posso far vedere anche un'altra cosa bella. Ludo, intanto ti faccio vedere che anche qui possiamo correggere se abbiamo messo lo scuro, mettiamo anche il chiaro, perché così ti dà sotto, ancora, quindi. Solo qui, sì. Perché abbiamo messo lo scuro qui, no? E andiamo un pochettino più sopra e lo mettiamo il chiaro, così creiamo le ombre, guarda, ok? Sì. È bellissimo. Bello, sì. Comunque adesso mettiamo... il fard. Aspetta, ma per le occhiaie come possiamo fare? Che questo è un problema grande. Allora, nel caso delle occhiaie ci sono diverse tipologie di occhiaie, no? Sì. Sono quelle più... Non sono l'unica ad averle, no? Anche su grigio, che... su blu. Allora, è tutta una questione. Allora, se avete delle occhiaie molto evidente che non riuscite a coprire, ragazzi... No, proprio la lunetta io vorrei coprire. Come allora, intanto lo facciamo questa correzione qua. Io vi consiglio di creare una V, ok? Sotto all'occhio, giusto così. Sempre con un tono in meno della vostra pelle, andate a creare questa V, così. Se avete delle occhiaie che dà molto su grigio, su blu, potete, prima di mettere il correttore di un tono in meno della vostra pelle, mettete un correttore arancione. Ok? Arancione. Perché l'arancione è più resistente dove va a coprire queste occhiaie più insistente. Quindi se mettete prima un po' di arancione andate a coprire meglio. Ma dopo il triangolino bisogna non esagerare di più. No. No, allora, Ludo, io consiglio sempre, fate tutto il make-up, ragazze. Invece il contouring fate per l'ultimo, ok? Perché anche gli occhi, se andate a fare gli occhi prima di fare questa zona qui sotto, e dopo andate a sporcare tutto, quindi prima fate tutto gli prima occhi facciamo l'occhio. E poi andate a chiudere. Guarda che zigomo che hai adesso. Sì, sì, mi piace. Guarda, hai capito? Perché abbiamo creato questa V qua sotto dove va a andare a valorizzare tutto. Ed eccoci comunque qua. Sei bravissima, Lisa. Amore, grazie. Davvero. Penso che le mie clienti, le mie spose sono felicissime, davvero. Ci credo, ma tu devi venire più spesso. Ah, ma ogni volta ci io vengo, quando volete. Il contouring piacerà tantissimo. Sì, perché è bellissimo. Tu ci dici che è facile, ma a me non sembra facile. Guarda là, ma se guardi, come sei diversa. Cioè, sì.
Si vede, capito? Comunque qua va sempre tamponato con un po' di cipria, ragazze, così non avete problema che dopo è troppo lucido oppure che se ne va, perché può pure andare un po' il trucco, no? Sì. Però vedi come la luce va proprio sopra dove io ti ho valorizzato, è sì. Molto bello l'effetto del contouring. Ancora non ti metto nemmeno il fardi, ma adesso te lo metto. Sai con cosa, Ludo, ti metterò? Con il rossetto. Farò vedere le ragazze da casa, le signore, che sì. È facilissimo. Se non abbiamo un fardi che ci piace a casa, non ci sono problemi, ragazze. Potete creare con il vostro rossetto. Quindi mettete, in questo caso metto qua sulla mia mano, un pochino del mio rossetto, così, ok? Fate questa cosa. Prendete un pennello, però dovete sfumare bene perché il rossetto è molto forte, quindi dovete sfumare bene e andate a tamponare solo nella zona dove, in questo caso, più avanti così. Questo colore va tantissimo di moda, guarda là. Sì, si abbina anche il rossetto. Cioè, sembra che hai messo veramente il fard normale, sì. Invece questo è un rossetto. Allora, i rossetti possono essere usati sugli occhi, sul zigomo, sulla bocca. Ci sta tanta utilità. In questo caso adesso io vado a usare un pochino di cipria perché non voglio che vai lucida in giro. Guarda, no, su, infatti. E andate a tamponare giusto così, ragazze. Non è trascinare, mai trascinare tutto il prodotto. Picchiettare. Esatto, quindi. Così, guarda, solo questo. E io invece trascino tutto. Ecco, allora sbaglio, vedi? Sei bellissima, davvero. Il rossetto va bene o bisogna fare il rossetto, qualche consiglio? Perché quando mi hai fatto questo invito, e ti ringrazio per questa opportunità, io subito ho pensato, farò vedere i colori che vanno di moda. Sono arrivata qua e avevi già un rossetto che io avevo pensato per te, quindi sono felicissima, davvero. Sei bellissima e grazie davvero di cuore. Ma sta bene così, quindi un consiglio per avere le labbra un pochino più pulpose, più carnose? Più grande, ok. Ho un consiglio per voi. Un pochino... Ok, allora, vi svelo un segreto, ecco. Il mio segreto. Perché, ragazze, io ho un segreto. Diciamo che è una tecnica che ho fatto io, cioè, capito? Che praticamente, allora, fate una cosa. Prendete una matita marrone, non troppo scura, non troppo scura e nemmeno troppo chiara. Prendete una matita marrone, fate il contorno su tutta la bocca, ok? Fate questo contorno su tutta la bocca, poi prendete la matita del colore del rossetto che volete usare, oppure di un tono in più. Io consiglio sempre, Ludo, di usare un tono in più del nostro rossetto. Perché? Perché andiamo proprio già a ingrandire le labbra e a creare questo effetto tridimensionale. Quindi andate sopra la matita marrone, non dovete sfumare la matita marrone, andate con questa matita un pochettino più scura del rossetto che andrete a mettere dopo. Ok, poi mettete il rossetto, ragazze, e vedrete che effetto che fa. Che risultato. Davvero, è bellissimo, risultato. È bellissimo. Uso anche su di me, pure se ho delle belle labbra, perché sì, no? Sono bellissime. E certo, li miglioriamo ancora di più, mentre per l'occhio, che dopo tu dovrai tornare, lo sai già. Io vengo, la prossima volta bello, di adoro. Labbra e certo, occhi. Non ho certo. Darci una dritta, perché le signore qui devono sì. Uscire già subito. Intanto io ti ho fatto vedere il contorno, però sicuramente tornerò per gli occhi, perché abbiamo tante cose belle da fare sugli occhi. Anche come scegliere vedremo nelle prossime puntate. Sì. Abbiamo ancora tempo, qualcosina la possiamo dire, mi ricordo la regia, quindi diamo qualche anticipazione senza svelare troppo. Allora, sull'ombretto vogliamo fare qualcosina per valorizzare l'occhio? Sì, certo, intanto prendo. Anche se sarà poi questo un argomento che tratteremo poi con calma nelle prossime puntate. Sì, intanto oggi, guarda, un contouring alla grande, io quando torno a casa subito rifaccio tutto, faccio l'altra parte perlomeno. Allora, Ludo, questa è una paletta molto speciale per me, userò sì? Per la prima volta su di te. Ah, che emozione, sì. Perché è speciale? Che perché cosa? La mia figliola bellissima, ma Nicole, una bambina? La mia figlia. Io ho tre figli, no, tre, sì, ma sei giovanissima. Sì, la mia figlia Nicole mi ha portato dall'America questa paletta, guarda, mi ha fatto pure una dedica bellissima per la che sua bello. Mamma, lei anche ha solo 14 anni, ma ragazzi si trucca da Dio, ha beh, già se... una passione per il make-up, io sono veramente felice. Si è ripreso un pochino felice. Dalla mamma? Sì, sì. E quindi, prima volta che userò su di te. Bene. Allora, abbiamo sempre problemi tutte noi da casa, o anche te o anche tutti quanti noi donne,
che a una certa età iniziamo a calare la palpebra, i lati. Quello è un macello, lo so. Non vi preoccupate che vi aiuto io. Allora, perché abbiamo fatto un interventino, se non volete farlo... No, facciamo l'intervento, faccio io l'intervento per voi. Ragazzi, è molto facile. Se avete se vi dà fastidio un po' la palpebra, perché lo sai che succede anche con le persone giovani, non solo le persone di una certa età, Ludo, anche le persone giovani, perché io mi è capitato di truccare tante volte delle ragazze che erano, non lo so, avevano 20 anni, 16 anni, avevano già un problema del genere, che dava tanto fastidio. Per fortuna, io già di mio sono una make-up artist che vado sempre a valorizzare lo sguardo. E studio, sai che ci sono tante forme degli occhi? Quindi tu devi anche lì saper valorizzare l'occhio della persona, ci sono gli occhi piccoli, grandi, rotondi, di tutte le maniere. Quindi io che vado a fare in questo caso, quando ho una palpebra che non è tanto il tuo caso, dai, diciamo la verità, però devo far vedere questa tecnica perché è una che dà più fastidio a noi di casa. Okay. Allora ragazzi, alzate un pochino la palpebra così, e andate a creare un'ombra solo alla fine dell'occhio, in questo modo qua. Capito? Una mezzaluna, una mezzaluna, perché così create un'ombra dove andrà a nascondere questo difettino, diciamo, che ci dà fastidio. Ma lì mettiamo la parte più scura, il trucco. Allora, più scuro, io consiglio così, prima iniziate con un tono più chiaro. Guarda, come ho fatto io. No. Così, guarda, è sempre alla fine, adesso, alla fine. Perché qui all'inizio potete mettere, non lo so, un satinato, un gritellato, come volete, la tecnica è sempre la stessa, però alla fine dell'occhio iniziate sempre con un colore chiaro, tipo questo, ok? E poi prendete un tono in più, tipo io prendo un marroncino un pochettino più scuro. Bene. E solo, chiudi un pochino Ludo, ragazze, solo qui, proprio alla fine, andate a creare un'ombra più scura. Ah, ok, così. Chiaro. Guarda, davvero è semplice questa tecnica. Potete fare tranquillamente da casa. Signore, guarda, oggi una chicca vera questa. Dovete provare. Ecco qua, Luda, amore. Ecco, vi rimettete questo in forma con il Pilates, abbiamo visto i consigli, abbiamo fatto il fitness prima, adesso abbiamo anche il trucco, noi di vera estate vi rimettiamo a nuovo. sì, se per me vengo sempre a aiutarvi, come no, grazie. È sempre un piacere. Noi non abbiamo più tempo, abbiamo visto un pochino tutto, torneremo con la nostra Lisa sui meravigliosi, fantastici consigli. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a te Lisa prima di grazie, tutto, perché davvero sei meravigliosa, siete sempre tanti, siamo felici per questo e noi ci vediamo per un'altra bellissima puntata con voi domani. Ciao. Grazie per essere stati con noi. Grazie.